Questa contemplazione dei due volti di Gesù, quello trasfigurato e quello fatto peccato, fatto maledizione, ci incoraggia ad andare avanti nel cammino della vita. E quello che si è sporcato di più le mani è Gesù. Gesù si è sporcato di più. Non era un pulito, non era un pulito, non era un pulito, non era un pulito. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata. E la morale, chiara. E non rigida, eh? Quella non era rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù è, in questo è chiaro, eh? La parola è adulterio, eh? È chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo. E Gesù si fa un po' lo scemo. E Gesù si fa un po' lo scemo. Lascia passare il tempo, scrive. A contare una confidenza. Allora vi farò una confidenza. Cioè, nel bolsillo, In tasca llevo sempre due cose. porto sempre due cose. Un rosario. Un rosario per Un rezar. rosario per pregare. Una cosa che pare strana. È una cosa che sembra strana. Cos'è ¿Qué es esto? questo? Y esto es la historia del Questa è la fracaso de storia Dios. del fallimento di Dio. Here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. È una via crucis. Pequeño via crucis. Perché lui ha un difetto. Dio è difettuoso. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni dannose. Tutti devono prendere il vaccino. Non è una opzione, ma che mi sembra, che non mi sembra, no, è un'opzione etica. C'è un negazionismo suicida lì che io non lo saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino.